ben trovati con un caffè con la nostra rubrica quotidiana che oggi ci porta nel Piceno, in particolar modo nel comune di Maltignano, dove ci attende il sindaco Armando Falcioni. Ben trovato, sindaco. Buongiorno, grazie dell'invito, buongiorno a tutti. Allora, ovviamente grazie a lei per averci dedicato un po' di tempo, questa ventina di minuti che ci sarà molto utile innanzitutto per fare un bilancio, no, su questo suo mandato. Perché? Perché a Maltignano, sindaco, si tornerà al voto, come in tanti altri comuni italiani, l'8 e il 9 di giugno. Allora, visto che rompiamo subito il tabù, sfatiamo il tabù, si ricandida? Che bella, cominciamo bene la mattina. Allora, io ho un terzo mandato, ho dato la mia disponibilità, domani ci incontriamo, vediamo. Quindi non c'è ha, la disponibilità mia, sì. Non ha ancora ufficializzato la ricandidatura. No, va bene, diamo una mezza ufficializzazione qui tramite, data la nostra antica conoscenza, però non è ufficiale. Va bene, comunque dai, mi sembra di capire che mancano soltanto alcuni dettagli. Le chiedo, insomma, questi 10 anni come sono andati? Ma sono quello, istintivamente mi viene da dire che sono stati 10 anni condizionati da due eventi particolarmente importanti e limitativi per un'attività amministrativa normale, concedetemi questo termine, ovvero il sisma e il Covid. Il sisma che ha, non dico desertificato Maltignano perché è un termine molto forte, ma purtroppo dobbiamo considerare che il paese da me amministrato è stato, dopo il terremoto di Amatrice, quindi il primo, e oltre alla zona costissima, il comune più colpito ovviamente in proporzione ad abitanti e territorio. Noi abbiamo ancora 70 unità, 70 nuclei familiari fuori sede e purtroppo come tutta la zona sisma, la ricostruzione va un po' a strappi. Il secondo evento particolarmente limitativo, ed ecco perché questo è uno dei motivi per il quale ho dato la disponibilità o la ricandidatura, è stato quello del Covid. È un'esperienza che non auguro a nessuno come amministratore locale, perché come lei sa, come tutti sanno, il sindaco è autorità sanitaria del luogo, quindi è direttamente responsabile. Ci siamo trovati di fronte a un nemico invisibile di cui non avevamo conoscenza, non sapevamo come combatterlo, non avevamo contezza di come fronteggiarlo. E quindi devo dire sono stati momenti difficili, tra l'altro appunto noi non potevamo neppure uscire, come ben sa, anche se i sindaci avevano qualche limitazione in meno. E di conseguenza per 2 anni noi siamo stati dietro a questo nemico invisibile, mi ripeto, che abbiamo sconfitto, ma anche questo ha limitato un'attività amministrativa, come ripeto, normale. Per quanto riguarda la ricostruzione post-sisma, come siamo messi, insomma, a Maltignano? No? Non dimentichiamoci, lo dicemmo anche quando venne ospite fisicamente, no? Nella nostra trasmissione, che comunque il suo territorio è stato molto danneggiato. No? Non ci sono state vittime, per fortuna, come è accaduto in altri territori, ma comunque è stato molto danneggiato. Sì, infatti, come dicevo, ho fornito qualche dato qualche istante fa, appunto, il comune di Maltignano, paradossalmente, nonostante fosse a linea d'aria a 30 km dal primo epicentro, poi è stato a 30 km dal secondo, a 30 km dal terzo, perché noi siamo al confine con l'Abruzzo, quindi in pratica abbiamo beccato in maniera democratica tutti e tre i terremoti più importanti a cavallo del 2016 e 2017. E questo ci ha permesso, però è stato, diciamo, è una vittoria di Pirro, ma è una vittoria quella di essere inserito tra i comuni del cratere, proprio perché, come ripeto, paradossalmente, nonostante fossimo relativamente lontani, siamo stati un comune molto danneggiato, appunto il comune della provincia di Ascoli più danneggiato dopo la zona rossa, anche perché tutto il fronte nord del territorio comunale, quello che guarda verso la Valle del Tronto, perché insieme a Folignano siamo l'unico comune delle Marche a sud del Tronto, è tutto un territorio ampiamente e quasi esclusivamente perimetrato come zona R4, quindi zona a rischio di dissesto idrogeologico, per il quale stiamo facendo molti lavori in questo senso. E ovviamente un comune a rischio di dissesto poi è molto sensibile anche ai terremoti. Questo però ci ha permesso di attingere a tanti finanziamenti, non dobbiamo essere ipocriti. Lei consideri appunto che stiamo in questo momento, ad oggi stiamo facendo lavori, Maltignano a 8,47 km² e 2.300 abitanti circa.
Adesso lavori per circa 2 milioni e mezzo di euro, tutti a fondo perduto. Sono pronti lavori per 4 milioni e mezzo di euro che dovrebbero partire dopo le elezioni, ecco, verso settembre-ottobre, di cui il lavoro più importante, e questo è stato programmato alla luce della rinascita del capoluogo e del centro storico, 2 milioni e mezzo con fondi PNRR proprio per il rifacimento di tutta la parte pubblica del centro storico. E questo credo che sia un bel segnale per la rinascita, proprio per lenire una sorta di diaspora che abbiamo avuto dopo il sisma. Sindaco, la scorsa settimana è stata animata dall'ansia, no, avuta da vari amministratori sul caso Superbonus nelle aree del cratere, poi tutto è stato risolto. Insomma, lei che idea si era fatto? No, io ero sicuro, devo dire, non devo sviolinare nessuno, ma ero certo che il nostro commissario, consideriamolo tale, visto insomma che ha avuto un'esperienza amministrativa, abita ad Ascoli, quindi Guido Castelli, il nostro senatore, avrebbe diciamo, cercato di portare questa norma, questo cambio di normativa repentino che ha le sue ragioni. Diciamo, lo confesso, è in una situazione di normalità per il sisma, quindi di cambiare rotta proprio perché adattarlo alle esigenze della zona del cratere. Quindi su questo io non avevo dubbi, anche se su 110, e questo è un discorso a monte di qualche anno fa, sovrapporre il 110 nelle zone sisma ha fortemente condizionato la ricostruzione. Questo mi dispiace dirlo, non è un'accusa nei confronti di nessuno, di nessuna politica, non è questa né la sede, né è opportuno farlo, però sovrapporre il 110 nelle zone del cratere dove era più importante riportare gente a casa ha portato una sorta di concorrenza, mi concede il termine, sleale, ovvero il 110 è stato più appetibile, le imprese non si trovavano, i professionisti giustamente erano più impegnati per appunto ricostituire le facciate di condomini, eccetera, eccetera, una legge dello Stato, quindi non la discuto. Però questa sovrapposizione è stata particolarmente limitante per una ricostruzione più rapida. Abbiamo parlato del post-sisma, ma insomma i suoi 10 anni di mandato, sindaco, sono stati caratterizzati anche da altri risultati importanti, no? Che avete raggiunto, soprattutto faccio riferimento alle opere pubbliche e anche a una gestione, diciamo così, in qualche modo anche serena, no? Delle casse comunali. Ho visto che nell'ultimo Consiglio Comunale è stato approvato il bilancio, non ci sono stati ritocchi alle tariffe e soprattutto avete dovuto mettere mano in questi anni a delle cause annose che gravavano un po' sulle vostre teste, metaforicamente. Gravano, usiamo il presente, purtroppo perché alcune, sì, devo dire dagli anni 80 noi ereditammo una serie di cause per attività amministrative, ecco, come ripeto, anche questo non è la sede né per polemica né per rivangare merito o demerito, ci mancherebbe altro. Di queste una purtroppo è particolarmente importante, il Comune ha vinto in secondo grado per una causa sulla scuola media, anche qui non entro nel merito della legittimità, non legittimità appunto di ricorsi o non ricorsi, io sono il sindaco di tutti, quindi e devo agire per il bene di tutti. Però ecco, in Corte d'Appello è andata bene. E quindi la causa verrà portata in Cassazione, ma insomma è una spada di Damocle che grava nostro malgrado, perché ha origine nei lontani anni Ottanta, nostro malgrado, però devo dire nonostante tutto siamo riusciti ad andare avanti bene, ecco, lei ha ricordato, non abbiamo ritoccato le tariffe, non ci sono aumenti, certo che è fondamentale per evitare di campare alla giornata, mi concedo il termine, noi dobbiamo attivarci per attingere a fondi pubblici e credo che questa è stata l'attività principale della nostra amministrazione, perché io sono soltanto un rappresentante di un lavoro di squadra. E tra le tante soddisfazioni che abbiamo avuto, io direi la principale è quella di aver investito tanto nella scuola.
Lei consiglia, appunto, a parte questa vicenda giudiziaria che si trascina ormai da 40 anni, noi questa scuola l'abbiamo difesa con i denti, a parte dal punto di vista di difendere le casse comunali. L'abbiamo difesa, l'abbiamo migliorata, ci abbiamo investito 800.000 euro circa, abbiamo costruito un plesso unico dove abbiamo convogliato elementari e medie, perché la paura più grande, che, diciamo, per questa vicenda giudiziaria, e che noi la scuola la potessimo perdere, e lei consideri che una comunità ferita dal sisma senza scuola sarebbe stata una comunità morta. Un mese fa abbiamo addirittura inaugurato le nuove aule con i nuovi laboratori, l'abbiamo messa a norma, abbiamo realizzato, l'abbiamo adattata per l'antincendio, adesso non allungo tutte le opere fa, abbiamo realizzato nuove aule. E di conseguenza abbiamo realizzato questo plesso scolastico, anche perché la vecchia scuola elementare è la sede da dove vi parliamo, che è una sede provvisoria, perché noi siamo in attesa di costruire il nuovo municipio presso la piazza di Vittorio, quindi un punto di incontro tra Caselle e Mantignano, ma siamo riusciti per fortuna anche a trovare i fondi per riadattare il vecchio municipio dove le norme sismiche non ci permettono di realizzare uffici strategici, ma ci permettono di riaprirlo. È un luogo simbolo dove verranno accolte tutte le attività sociali, attività aggregative, perché credo che la comunità non ha bisogno soltanto di opere pubbliche, che qualche volta si trasformano in cattedrali nel deserto, ma ha bisogno di attività aggregative, e sarà il punto di forza del prossimo mandato elettorale. Noi ci dobbiamo rifare alla cultura greca, che parlava di comunità, senso di comunità che si è perso, e credo che sia la peggiore eredità che il Covid ha lasciato. Purtroppo il Covid ci ha fatto scoprire, ahi noi, che possiamo andare a mangiare la pizza anche facendocela portare dal fattorino, possiamo andare al cinema con 5 euro al mese attraverso Netflix, e possiamo, ecco, dialogare, e oggi purtroppo mi dispiace dirlo, ma è anche un esempio, possiamo dialogare tramite WhatsApp, e questo non è bello. Il senso di comunità si ricostituisce attraverso lo sguardo, toccare le persone, dialogare, confrontarsi, ma di persona, appunto. La cultura greca da questo punto di vista ci ha insegnato tanto, e noi lo stiamo smarrendo, stiamo costruendo troppi uomini soli. Abbiamo parlato di greci, Aristotele diceva l'uomo solo o è bestia o è Dio, questa è una... diciamo, è un pericolo che dobbiamo sfatare. La comunità si ricostruisce attraverso l'incontro fisico. Sindaco Falcioni, lei prima ha fatto riferimento al fatto, no, che Martignano è un territorio di confine, in particolar modo con l'Abruzzo. Oggi si parla molto di confini sul Corriere Adriatico in merito alla ZES, la zona economico speciale. Pressing sul ministro per ampliare la ZES, anche il Lazio ci sta, con l'assessore regionale Antonini che è al lavoro per una strategia comune tra le due regioni. Ci sono alcuni rappresentanti del mondo imprenditoriale, ad esempio Simone Ferraioli, presidente di Confindustria, Abramo Levato dell'HP Composites, che hanno lanciato un grido d'allarme, no? Perché c'è il rischio che molte aziende possano delocalizzare nel vicino Abruzzo. Infatti, guardando questa cartina, nell'Abruzzo è stata istituita la zona economica speciale, nelle Marche no. Lei che si trova proprio al confine, come percepisce la situazione, insomma? Anche Ma perché, se non guardi, ricordo male, lei lei aveva commessa. proposto qualche tempo fa anche una ridefinizione dei confini regionali. Sì, e quella era una mossa, per la verità, un po' ardita, perché noi non volevo parlare di secessione, mi dispiace dirlo, sono stato uno di coloro che si oppose alla divisione della provincia di Ascoli Piceno, credo che sia una delle. Diciamo, dei fatti istituzionali più importanti, e lo vedo dalla parte nostra, più dannosi degli ultimi dal dopoguerra in poi, per quanto riguarda il Piceno. Figuriamoci se possa fare il portabandiera di una ridefinizione di confini, che mi sembrerebbe anacronistica. Uso il condizionale perché, proprio perché questo evento, questa problematica della ZES, dimostra come i confini regionali qualche volta continuino ad essere dei confini di Stato di pre-risorgimentale memoria. Qualche volta sembra paradossale, ma parliamo di dogana, e questo, l'esempio della ZES, è
è emblematico, soprattutto in zone di confine socialmente ed economicamente molto omogenee. Quali sono? La Valtronta e la Val Vibrata. Si dialoga, le immagini che la nostra scuola è frequentata da molti cittadini, da molti scolari abruzzesi, le scuole superiori di Ascoli e di San Benedetto è noto che siano frequentati da studenti abruzzesi della Val Vibrata, quindi dimostra che c'è questa simbiosi mutualistica tra i due territori. Poi arrivano queste scelte politiche che riportano alla voglia di secessione, alla voglia di definire i confini. Io dissi soltanto in maniera molto simpatica, ma è un dato oggettivo che la Val Vibrata è più picena che Travano, ma senza offendere nessuno, proprio per questi rapporti quotidiani ormai consolidati da anni. E ho parlato soprattutto di omogeneizzazioni di politiche regionali in zone di confine. Io ricordo che non votai a favore dell'ospedale unico, non per una questione di scelte politiche, destra, sinistra, che per la verità un amministratore locale dovrebbe interessare molto poco, ma perché l'ospedale unico posto sul fiume Tronto sarebbe diventato di fatto un ospedale piceno abrutino, perché sarebbe andato a servizio anche del vicino Abruzzo, anzi forse più del vicino Abruzzo che della provincia, del nord della provincia di Ascoli. Ma senza una politica piceno-aputina o marchigiana ed abruzzese in loco e fare un'azienda specializzata unica non avrebbe avuto senso. Quello, ecco, non vorrei aver banalizzato. E la ZES è il secondo esempio. Poi la viabilità verso Roma, la programmazione della viabilità verso Roma potrebbe essere un terzo esempio. Il quarto esempio. Abbiamo una zona industriale praticamente unica, di qua a nord e a sud del Tronto, ma ci sono due pianificazioni completamente diverse. Faccio un'altra che potrebbe essere banale, pianificazione culturale. Noi abbiamo Civitella del Tronto a 10 km e Urbino, senza, diciamo, un dato oggettivo, a 200 km. Si da Ascoli si arriva prima a Foggia che ad Urbino, eppure non riusciamo a fare una pianificazione culturale per esempio, con questa località che è la città fortificata più grande d'Italia e la seconda in Europa dopo Salisburgo, no? È a 10 km, ma appartiene a un altro comune, un'altra provincia, un'altra regione. Ecco, questo per dirle, scusate, mi deve scusare se mi sono allungato, ma questo purtroppo evidenzia come queste scelte che vengono troncate a un confine amministrativo sono scelte che poi portano a delle concorrenze sleali. Io sono. E poi ecco, non parlo più in merito, sono molto preoccupato. È vero che noi siamo un comune del cratere, quindi abbiamo altre agevolazioni per gli insediamenti produttivi, ma non può essere permesso a una norma di porre due territori di confine in concorrenza e vedendola dal nostro caso, una concorrenza sleale. Quindi sono assolutamente anch'io favorevole a una armonizzazione nelle zone di confine o senza ritornare alla Cassa del Mezzogiorno, ai criteri della Cassa del Mezzogiorno che ancora tante polemiche portano dietro, però a sfumare questi benefici se non vogliamo proprio Certo. vedere il Piceno come la zona meridionale, agganciata alla zona meridionale. È sfumare almeno questi benefici per evitare appunto questi impatti Chiaro. che possono essere traumatici. Grazie sindaco, in bocca al lupo, ovviamente buon lavoro per questi ultimi mesi di mandato, poi Grazie a voi l'augurio per la ovviamente è quello considerazione. di proseguire in bocca al lupo anche per la campagna elettorale ormai imminente. Grazie a voi dell'invito e buon lavoro a tutti. Grazie ad Armando Falcioni, sindaco di Maltignano, che ho avuto il piacere di ritrovare oggi in trasmissione. Grazie a voi per averci seguito. Un caffè con termina qui. Buon proseguimento con le nostre trasmissioni.